Librando, libri in volo con Dante Cerati. La natura ci pone dei limiti, ma ci consente anche di evidenziarli, raccontarli e superarli attraverso l'arte. In questo modo la realtà viene arricchita di qualcosa che prima non le poteva appartenere. Il professor Franco Giuseppe Bolsi, nel suo libro Viaggio in una stanza per il Rio Edizioni, in un percorso stupefacente accompagna il lettore a scoprire il mondo dell'arte e della natura, seguendo il sentimento e la sensibilità degli artisti che presenta attraverso parole che diventano immagini e immagini che si trasformano in sensazioni. Un saluto agli ascoltatori da Dante Cerati, benvenuti a questa nuova puntata di Librando, ospite l'autore del libro Franco Giuseppe Bolsi, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ciao Franco e benvenuto. Buongiorno a tutti. Il tuo libro è l'immagine dell'immagine, perché tramite le parole riesci a delineare persone, personaggi, figure e ambienti come se praticamente tu li stessi disegnando con un pennello. Da dove nasce questo tuo stile narrativo? Nasce da una ricerca della realtà, per citare Banfi, da una ricerca costante e puntuale del dettaglio che a livello di scrittura, a livello di comunicazione verbale, si concretizza in un'operazione di scrittura, riscrittura, rimeditazione, filtro contro filtro, fin tanto che pervengo a quella che a me pare essere la forma più appropriata per esprimere e soprattutto per raccontare persone e situazioni. Tu, Franco, ci presenti diversi artisti e le loro opere, descrivendocene gli elementi che le caratterizzano e le rendono uniche. Da dove nasce, ecco, questa tua selezione? La selezione nasce anzitutto da un interesse per l'estetica degli anni di Bologna, gli anni della laurea, e poi viene accentuata e viene potenziata dall'esperienza del corso di perfezionamento in storia dell'arte con Quinta Valle a Parma. Tu ci racconti di Tino, Franco, Paolo, Italo e tanti altri artisti. Come viene raccontata, secondo te, Franco, la vita attraverso l'arte? L'arte è, a mio giudizio, il modo migliore per raccontare la vita, perché l'arte consente di vedere ciò che solitamente non è manifesto, non è evidente. L'arte consente di entrare dentro il cuore delle persone che vengono raccontate. Cos'è che ti affascina in particolare dell'arte? L'arte mi affascina la capacità sia comunicativa, comunicare, raccontare, arte, comunicazione, come diceva Dewey, sia quella evocativa. Cioè l'arte ti consente di ricordare, di ritrovare personaggi come Gabriele Morvai, per fare il primo nome. Tu parli nel libro anche di Renzo Ferrarini, che è uno degli artisti mantovani più significativi. Colpisce particolarmente la sua piazza Leon Battista Alberti sotto una coltre di neve. Come mai Ferrarini sceglie di esprimersi con l'acquerello e che significato acquisisce questa tecnica d'espressione secondo te? Anzitutto l'acquerello ha questa dimensione eraclitea, c'è di mezzo l'acqua, c'è di mezzo tutto ciò che è sfuggente, tutto ciò che va fissato con estrema capacità, con estrema abilità, e la tecnica dell'acquerello, a mio giudizio, riesce ad esprimere, a cogliere quello che la natura ci dona. La nevicata in piazza Leon Battista Alberti, un quadro meraviglioso, un quadro che si manifesta sulle pareti vetrose della finestra. Quadro che, a mio giudizio, solo l'acquerello, in forza di questa dimensione eraclitea, di questa acqua sfuggente che è sempre nuova, che scorre infinitamente, è proprio in grado di raccontare, di farci vedere questa realtà, soprattutto questa splendida piazza mantovana. Cosa avvicina, secondo te, Renzo Ferrarini a un altro grande artista qual era Udo Toniato? Viene avvicinato, a mio giudizio, dalla capacità comunicativa e soprattutto dalla dimensione sicuramente emotiva. Apparentemente Ferrarini può sembrare più leggero, meno passionale di Toniato, ma io ravviso in entrambi, ebbene le tecniche di rappresentazione, i giochi prospettici siano ben diversi, io ravviso questa grande passione. In Ferrarini c'è la passione per la città di Mantova, per questa città albertiana splendida, direi pure inimitabile, e in Toniato questa grande passione per Guastalla, questa piccola capitale del Po, per i personaggi che popolano le sue piazze, le sue strade. L'hai già nominato prima, nel tuo libro tu parli dell'incontro con Gabriele Stanislao Morvai, artista esule polacco che arriva a Casalmaggiore nel 76. Quali elementi hai potuto cogliere ammirando le sue tele naturalistiche e perché il suo stile è super impressionista? Se volessimo paraffare
parafrasare Bonito Oliva, direi transimpressionista, oltre l'impressionismo, ma nel caso di Gabrieli c'è un'esperienza molto singolare. Il nostro scappa dalla Polonia perché adora l'informale, scappa dalla Polonia perché odia il realismo socialista, fa l'informale, lavora addirittura con Tapies, realizza duro 70 metri insieme a Tapies e ad altri artisti catalani, e poi dall'informale, dalla negazione della figurazione, passa alla figurazione, al figurativo, e soprattutto ci passa attraverso una rilettura estremamente intelligente dell'Ottocento francese. Io in mente certe tele che sono, per usare un termine cinematografico, dei remake. Le Viol, la violenza di Cézanne, viene ripetuta da Morvay in un quadro nel quale lui stesso si presenta come autore di questa violenza, con un viso tra il piratesco e il simpatico che è straordinario, e la costruzione del quadro ricorda molto da vicino quella di Cézanne. Di qui la sua capacità di rileggere, reinterpretare ciò che ormai era classico, come l'impressionismo francese. Vorrei terminare questa bella intervista, Franco, parlando un po' di te. Quando è nata questa tua passione per l'arte? Dunque, la mia passione per l'arte, beh, si può datare tranquillamente al 75, quando sono arrivato da Quinta Valle, corso di perfezionamento, ancora prima agli anni bolognesi e all'esperienza della poesia visiva, che è stata poi l'argomento della mia tesi discussa nel 75, 40 anni fa. Per questo il Kairos del libro era proprio festeggiare il 40° di laurea, ma con un libro, con una riflessione, con un certo modo di fare scrittura. Molto bene, Franco, allora io ti ringrazio e ricordo a tutti gli ascoltatori il nuovo libro di Franco Giuseppe Bolsi, Viaggio in una stanza, per Il Rio Edizioni. Grazie ancora. E buongiorno e grazie a voi.